Ciao, benvenuta e benvenuto nel mio canale e nel mio nuovo video di tutorial di cucito. Oggi parleremo, come mi vedete vestita, tutorial di abbigliamento per palestra, per allenamento, per workout. E indosso prima di tutto una maglietta elasticizzata in licra, ve la faccio vedere. È stata realizzata con un cartamodello di la mia boutique. Come vedete ha dei fianchini che io ho realizzato di un tessuto diverso, sempre in licra elasticizzata rosa cangiante, e questa in rosa chiaro. Ecco qui la parte di dietro, come vedete. Se avete visto il mio cartamodello precedente, dove vi ho fatto vedere come realizzare da una maglietta che già avete a casa, quindi senza cartamodello, potete realizzare anche una maglietta del genere. Per esempio, perché ce l'avete a casa, potete anche modificare il cartamodello se siete bravi a modificarlo, oppure potete prendere una maglietta che già è realizzata in questo modo. Comunque, quello che vi voglio far vedere in questo tutorial, in sintesi, è come si lavora la licra. Cosa dovete avere per lavorare la licra? Una macchina da cucire e una taglia e cuci, per avere, diciamo, un risultato più ottimale. Non per questo non potete e non potrete realizzarla anche con la macchina per cucire normale, con i punti elastici, cioè il punto dritto elastico e il punto zigzag elastico, che io comunque ho utilizzato anche per questa, per definire questa parte qua. La fascia che ho realizzato, che è stata una delle mie creazioni più fantastiche che potevo fare, perché è già da un mese che ho iniziato nuovamente a fare l'allenamento, lo faccio più o meno tutti i giorni, mi sono messa veramente d'impegno, perché io quando inizio una cosa la inizio bene, se non la inizio. Ho sempre fatto tantissimi sport, sono sempre stata in palestra, ho fatto di tutto e di più, poi negli ultimi tempi mi sono molto fermata, quindi tutto questo mi sta dando veramente una grandissima carica anche psicologicamente. Vi ho fatto un video dove ho realizzato questa fascia che sto indossando, quindi se non l'avete ancora visto andate a vedere il video dove vi faccio vedere come si realizza questa bellissima fascia. Se voi volete vedere tutte le mie creazioni in anteprima, iscrivetevi al mio Instagram, iscrivetevi però anche al mio Facebook personale, che io utilizzo solo per lavoro, quindi solo per parlare delle mie creazioni di moda, pure dei miei video tutorial di cucito. Inoltre su Facebook trovate anche due miei gruppi, tutti e due trattano di cucito. Vi lascio tutto giù nel box informazioni, quindi potrete trovare veramente tutti i miei link. Vi invito, prima di vedere il tutorial, ad iscrivervi al mio canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno caricati nel mio canale, e di mettere un bel like, è assolutamente gratis. Spero vivamente con tutto il cuore che questo video vi piace, quindi se vi piace condividetelo nei vostri social in modo tale da farmi conoscere il più possibile da più persone. Mi resta solamente di lasciarvi un grandissimo bacio. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Buon tutorial e buon cucito! Il secondo modello che voglio fare è un modello della mia boutique del 2003, quindi è molto difficile che voi possiate trovarlo, e sarebbe questa maglietta che vedete, molto simile all'altra che abbiamo fatto partendo dalla maglietta che già avevo. Possiamo fare in tinta unita come in questo caso, oppure utilizzando due tessuti contrasto che magari ci stanno bene, e quindi sbizzarrendoci, creando le nostre magliette magari che noi desideriamo di più. Prendo il mio foglio tracciati e mi riporto il mio cartamodello di questa maglietta. Non ve la faccio vedere perché tanto è un cartamodello del 2003, per cui è inutile che vi faccio vedere come prendo il cartamodello dal foglio tracciati. Come stoffa ho deciso di usare queste due stoffe, questo bel fucsia bellissimo cangiante e questo rosa. Il rosa farò la parte centrale davanti e dietro, mentre i fianchini li facciamo di questo colore qua. Questo è il cartamodello, andiamo a mettere il cartamodello nella stoffa. Pieghiamo la stoffa nel senso della lunghezza e mettiamo il davanti. Prendiamo gli spilli e lo appuntiamo.
questo davanti, centro intero, quindi nella ripiegatura della stoffa, come vedete. Lo fissiamo tutto con gli spilli. Prendiamo il gessetto e facciamo un centimetro per i fianchi e anche questo lato qui, sempre un centimetro, per lo scollo un centimetro, per l'orlo 2 centimetri. Prendo le forbici e inizio a tagliare. Ecco qua, la prima parte è tagliata e la metto da parte, sempre nel ripiego. Questo è il centro dietro in dritto filo, quindi nella ripiegatura sempre della stoffa. Quindi lo mettiamo così, mettiamo anche in questo caso gli spilli, blocchiamo tutto. Anche in questo caso un centimetro lungo tutti i bordi, mentre nell'orlo 2 centimetri. Facciamo prima l'orlo. Prendiamo le forbici e come sempre tagliamo. Ecco qua. Ecco qua, abbiamo tagliato anche questa parte qua e la mettiamo da parte. Prendiamo il fucsia, lo mettiamo nella ripiegatura della stoffa. Questo è il dritto filo, quindi dobbiamo andare dritti. Ecco qua. Metto gli spilli. Ricordate che tutte queste parti qua che ci siamo segnate, le dobbiamo segnare. Possiamo segnare anche con una matitina, così. Però li dobbiamo sempre segnare perché sono i punti di congiunzione di una parte del cartamodello con l'altra, quindi sono molto importanti quelle parti. Prendo il gessetto e il mio metro, mi segno un centimetro lungo tutto il bordo, ai lati, 2 centimetri da questa parte. È un colore stupendo perché è proprio cangiante. Prendiamo le nostre forbici. Anche qua c'è un altro segnetto, vedete? Quindi prima di togliere il cartamodello, mi raccomando, segnate tutto sia da una parte che dall'altra. Ok, sempre con i segnetti fatti con il vostro gessetto da sarto. Chiudiamo questo, non ci serve più. Controlliamo gli altri. Abbiamo questo anche dall'altra parte. Guardiamo se ce ne sono altri. No. Ok, lo pieghiamo e lo mettiamo, lo conserviamo. Prendiamo l'altro ancora. Questa è la parte davanti, questa invece è la parte di dietro. Un altro consiglio che vi voglio dare è di mettere uno spillo qui nella parte che è il dritto,
in modo tale da non confondervi, perché poi alla fine la stoffa potrebbe essere confusa, mentre questa è più morbida dalla parte giusta, ovviamente. Quindi lo mettiamo così, vediamo qua, abbiamo questa tappa qui, sia da una parte che dall'altra, mi raccomando. Vediamo se ce ne sono altre, no, ah sì, e qua, e qua. Ok, tacche tutte segnate, perfetto. Togliamo il cartamodello, chiudiamo il cartamodello e lo possiamo anche mettere via. La parte davanti è questa, ci mettiamo sempre il nostro spillino per ricordarcelo. Okay. E questa è la parte davanti, parte dietro e i fianchini. Ok. Anche in questo caso mettiamo gli spilli per identificare il dritto. Cosa faccio per prima cosa? Metto dritto contro dritto e unisco le spalle. Unisco tutte e due le spalle, dritto con dritto. Poi le passeremo in taglie cuci. Ora devo unire i fianchini, il fianchino destro con il fianchino sinistro. Allora, questo è il fianchino. Il fianchino va come si dice questo? Questo è il dritto. Allora, unisco i fianchini fra di loro. Quindi il fianchino davanti, questo è. Parto da qua e inizio ad attaccare il fianchino con gli spilli. Facendo combaciare, come vedete, tutte le tacche. Qua c'è una tacca. Continuo. Se siete alle prime armi, io vi consiglio altamente di imbastire. Mettere gli spilli e imbastire. Ecco qua. Vedete che carino, già si vede il... l'altro fianchino, quindi questa parte qua, una volta che avete attaccato tutti e due i fianchini, cosa dobbiamo fare? Portare la parte di dietro verso questa parte e unire il fianchino, l'altro fianchino con l'altro. Mi sto spiegando malissimo, lo so, però guardate le tacchette, vedete? Le tacchette. Attaccare il fianchino, che è questo sempre, l'ho fatto di diverso colore anche perché così possiamo vederlo con più facilità e distinguerlo dalle altre parti. Il fianchino si unisce con la parte di dietro, che è questa. Vedete? Infatti corrispondono i segni. E andiamo a mettere gli spilli. Ecco qua. Ok. Abbiamo messo tutti gli spilli. Adesso cosa dobbiamo fare? Unire sempre la parte di dietro, che è sempre questa, è sempre la stessa, la parte di dietro con l'altro fianchino. Quindi questo con questo, quindi questo è il fianchino dietro, questo è il fianchino e questa è la parte di dietro. Facendo sempre combaciare i due segnetti che abbiamo
appunto preso in considerazione prima. Ho tutta la maglietta appuntata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in taglio e cuci e passare tutto in taglio e cuci. Tutto. Adesso cucio le spalle. Ecco qua. Ed ecco qui, tutto cucito.